Non abbiamo pensato ad un tema? Ah, è già. Senti, prendiamo lo spunto seguendo l'ordine di successione dei dischi che abbiamo preparato per oggi. E che diciamo? Diciamo le parole che ci vengono da dire. Sì, fai presto a dire tu, come se le parole si inventano. Che hai dei dubbi? Certo che inventiamo le parole. Te ne basta una tanto per cominciare? Fai tu. Eccotela, il dubbio. Ma Luciano, ti vedo un tantino irrequieto oggi. Cos'hai? Niente, perché? Non so, poco fa stavi tamburellando con le dita sul tavolo. Ah, sì. Guardavo la moquette per terra e cercavo di immaginare di quanti peli di lana è fatta. Ma che dai, numeri? No, così cercavo solo di calcolare quanti ne forma di numero il totale della moquette per terra. Senti, vuol dire che se non dai numeri, cerchi di prenderli. Ma che, forse sono solo in vena di calcoli? Mamma mia, non mi dire che hai bisogno del dottore? Ma no, che hai capito. Intendevo dire che mi sento più matematico del solito. Ho capito, stai preparando il modulo delle tasse. No, è che oggi mi va di parlare di numeri e basta, vuoi? Perché, per dire che? Andiamo per ordine e cominciamo dal numero 1. Eh sì, come un corno. Proprio, ma dillo in inglese. Unicorn, così? Sì, e sarebbe un animale mitologico cornuto. Senti un po' adesso, i colori ci servono come mezzo di comunicazione. Nello sport, i pantaloncini o le divise colorate distinguono le squadre dei giocatori. Le bandiere colorate identificano una nazione o un'associazione. Per le strade e per regolare la circolazione si usano i colori semaforici. Va bene? E adesso smettila con l'enciclopedismo e lasciami introdurre la prossima canzone che è legata ai colori del semaforo. Questa canzone è stata scritta da Pinky e Pallini. Oh, scusate, da Pinky e Zotti, il mio partner qua accanto. È stata anche una delle canzoni più votate dai bambini del decimo Zecchino d'Oro del 1968 ed è cantata dal piccolo Maurizio Rossi. Che adesso non sarà più piccolo. Già, con l'orchestra dello Zecchino d'Oro e lui ci doveva ficcare il naso, vero?